siamo lasciati la scorsa edizione di Piazzata, che diciamo anche noi in maniera proprio di sorpresa ci troviamo ancora a fare un'edizione di Piazzata, dove abbiamo soltanto tinteggiato quello che era un po' il periodo dei fine anni 70, in cui edizione i giovani 70. Siamo per la precisione storica, quindi in cui i ragazzi di Foiano si trovavano durante fuori dai locali che all'epoca non esistevano e fuori anche dalle case. Posso un attimo interrompere? Perché sennò non c'è chiarezza nella cosa, visto che te non c'eri in quel periodo, fortunatamente per ma io te, mi rifaccio alle cose storiche. Cioè, era una forzatura, perché fino al sabato sera le donne non uscivano mai. Infatti. Quindi dal lunedì al venerdì eravamo solo ed esclusivamente uomini. E quindi per questo probabilmente dovevamo trovare anche qualcosa da fare di diverso da quello che si fa abitualmente con le donne. Ecco, tanto proprio per dare un'idea a chi magari non ci ha ascoltato la volta nella scorsa edizione, di che anni, cioè la prima volta che avete avuto un po' l'idea proprio di ritrovarvi, che anno era o che è, quale periodo? Guarda, sinceramente rimane difficile dire anno più anno meno, comunque intorno al 70-71. Ecco, quindi un bel po' di tempo. Ma neanche per noi. Sì, 70-71. Ok. E abbiamo già accennato, oltre a te appunto Giorgio, anche a Picche, come a quali fondatori di questo gruppo nato da due gruppi, giusto? Faccio solo per fare un piccolo riassunto. Sì, no, non erano due gruppi veri e propri, voluti, certo. Veri e propri, diciamo erano due, sì, chiamiamoli gruppi, ma fino a un certo punto c'è gente che stava insieme da una parte e gente che stava insieme dall'altra, i famosi Mods e Rocks, che per la prima volta si sono uniti casualmente e poi sono stati sempre insieme in un gruppo unico. Ho fatto l'esempio dell'Inghilterra, no? Certo. Noi non ci facevamo battaglia, però c'erano quelli della banda del Colfino e c'erano quelli invece del rock and roll, c'erano quelli col giubbotto di pelle e la moto, e si asciugavano, anzi si davano il gel con la morca della moto. Bellissimo, questo l'hai detto anche la volta scorsa, è veramente, veramente. Allora, a un certo punto vi trovate in questa comunione di intenti, inventiamo qualche cosa. Sì, anche per sopravvivenza, perché come dicevo prima, essendo solo uomini, essendo di Foiano, tutti i ragazzi che abitavano qui, tutte famiglie che abitavano da decenni, o per non dire centinaia di anni qui, e ovviamente tutti conosciuti, e ci conoscevamo a vicenda sia personalmente che anche tutte le famiglie. Non era come adesso che magari esci fuori e forse il 50% ho detto poco, sì. L'80% non so chi sono, e quindi trovavamo degli svaghi del momento, perché non c'era neppure pizzeria poi, quindi se volevi mangiare la pizza dovevi andare lontano ad Arezzo, oppure andavamo a Badicorte, che allora funzionava questa pizzeria di Badicorte, che quando ci vedeva, infatti, si metteva le mani nei capelli, diceva, è arrivata la mano nera. E partivamo sempre in gruppi numerosi, insomma 20, 30, 40 persone, non è che era contento per l'incasso, ma meno poi per il rischio per la ristrutturazione. Proprio con te Giorgio, che ci raccontavi di serate particolari, di spettacoli particolari all'interno di questo locale, raccontaci un po'. Era un locale per il momento incredibile, a parte il fatto che non c'era nessun locale di quel genere, quella era la vera e propria birreria, ma non solo, è riduttivo dire una birreria o pub, perché era un locale da eventi. Quando non c'era niente, c'era tipo Cineforum, oppure c'erano i vari giochi che possiamo trovare anche oggi, trovavamo anche allora nei bar, dal biliardino al ping pong, proprio, o le carte, tanto per passare la serata tipo circolo, ma tutti gli emergenti della zona e anche non della zona passavano di lì, sia per fare le loro performance teatrali o musicali, cioè era aperto a tutti, quindi chi voleva venire a farsi sentire, ovviamente senza spendere niente, chiaro, veniva lì e diceva la sua. Quindi era una porta aperta a chi voleva, diciamo, aveva qualcosa da dire o da dare, e poi magari poteva per qualcuno essere anche un trampolino, perché
veniva a quel momento gente da Arezzo, anche da Firenze. E è successo che ci siano stati... Che sappia io, no. Però la potenzialità c'è. Che sappia io, no. Però mi posso non sbagliare. Non avete messo limiti a nessuno? No, assolutamente. Allora, io ho un'idea, Giorgio. Praticamente in alcuni film che ho visto di quegli anni là, dove c'erano dei locali proprio con magari degli attori col collo alto, il dolce vita nero, che declamavano cose particolari, con la sigaretta in bocca... Sì, c'erano anche di questo tipo qui. C'era chi si denudava tutto, si buttava in terra, nello spettacolo spaccava 50 bottiglie nel muro, però che pagava tutti i prezzi. Cioè, era una cosa molto, molto libera. Bellissimo. Però, anche l'altra volta l'hai sottolineato, ci tieni a dire che comunque questa era la fase finale che non riguardava più appunto i protagonisti della prima ora dei Lumacon. Sì, allora, il PIC aveva questa idea di locale e trovò questo fondo, che non so se magari lo spiego così la gente capisce meglio, magari perché non l'ha mai saputo, si trova proprio sulle scalinate della collegiata, sì, del paese, della chiesa. Allora trovò questo fondo, ma che era un fondo incredibile, cioè, c'era tutto e di più, il fango alto, c'era da rifarlo di sana pianta. E siccome lui conosceva i suoi polli, dice: chi ci viene via a rimetterla a posto? Trovò 3-4 volontari inventandogli che sarebbe stato un business per quelli lì, no, perché dopo sì, si sarebbero divisi i soldi solamente loro di questo guadagno. E fra questi c'era Lupini, c'era il geometra, il Nannotti, sì. Il Gialli, che ora non abita più qui, abita a Bettolle, detto Ditone, perché c'aveva ogni dito era come una mano, faceva il falegname, no? Mi ricordo, poi pagarsi anche uno o due più, ma di questi me ne ricordo bene. E le mise sotto al lavoro, a spalare, addirittura avevano trovati anche dei teschi, perché sembra che ci siano state, non so se delle prigioni nel periodo medievale, e quindi lavorarono per questo, perché aspettavano questo guadagno non arrivò mai. Il locale però partì, poi ovviamente c'erano tutte le spese, e dopo questi si ritirarono e il locale è andato avanti per diversi anni, perché poi ci furono varie gestioni, ma però diventarono gestioni quasi imprenditoriali, cioè che veramente chi lo prendeva pagava un affitto ai Lumaconi e nello stesso tempo poi quello che guadagnava. Ma allora, a parte tutto, davvero Giorgio, ci devi spiegare per filo e per segno che cos'è la Woodstock della Val di Chiana che voi faceste e dove, come nacque, quello che ti viene in... Allora, dice, innanzitutto ne sono state fatte due. Ecco, questa è importantissima. Una sola. La prima, che ebbe un grandissimo successo, e la seconda molto meno, e dopo vi spiego anche, anzi adesso vi spiego anche perché. La prima venne fatta, e non sono preciso, perché pur parlando con gli altri che ancora sono rimasti, non ci troviamo d'accordo fra tutti sull'anno preciso, se 71 o 72. Sicuramente dopo il 70, perché 69 fu la Woodstock vera, poi ci fu il film, il 70 e venne dato negli schermi, e noi l'abbiamo fatto dopo, quindi o il 71 o il 72. Comunque, a parte l'anno, anno più, anno meno. Ma questo contribuisce ancora a creare un alone di leggenda, il fatto che perché se pensa, neppure fra noi ci siamo trovati d'accordo. Bene. Addirittura parlando anche con Mario Maggi, perché il festival venne fatto appunto a casa sua, dove adesso fanno tutti i matrimoni. Villa Maggi. Venne fatto lì, venne fatto dalla parte del prato, non dove vanno adesso tutti, dalla parte opposta. Sì. Montammo un palco con tubi innocenti, tavoloni, improvvisato, e vennero chiamati tutti i gruppi della zona, a cominciare ovviamente dagli Angeli Blu, che era il gruppo di Poiano. Certo. Poi c'erano i famosi Prima o Poi di Arezzo, un altro gruppo emergente. E addirittura vennero gruppi anche da fuori, da Firenze, da Prato, da Pistoia, perché si sparse sta voce fra loro e venivano volentieri a suonare lì, perché ricordatevi che si partiva dal pomeriggio e si arrivava la notte inoltrata.
Vista la situazione, mi ricordo anche che non era caldissimo, c'ho dei flash, no? Mi ricordo, per esempio, la cosa che mi è rimasta impressa è che gli Angeli Blu non partivano, perché presentavano un brano che cominciava con la batteria, con una rullata, e c'era Sergio, il Susani, che era il batterista, sì. Che non si ricordava come partire. E allora... può succedere. E allora si spiegavano, no, così, alla fine partirono, sono flash di oltre 40 anni fa, ma che ti rimangono. Poi magari altre cose si sfuggono. Suonarono loro, come dicevo, suonarono prima e poi suonarono tutte queste band del Fiorentino, del Pistoiese, e la cosa andò avanti per due giorni, ma soprattutto fino a notte tarda. Mi sembra poi arrivarono a Carabinieri, ci toccò smettere tra le 2 e le 3 la notte. Ma due giorni o dalla mattina alla sera? No, solo il pomeriggio partiva dal pomeriggio alle 5 e alle 6 e poi si andava fino alla notte, si riprendeva, non la mattina, il giorno dopo il pomeriggio. Giorno dopo il pomeriggio. Il pubblico? Il pubblico era strano, perché c'era anche gente incuriosita che veniva a vedere, ma magari stava lì in brano e se ne andava. Poi c'erano tutti gli affezionati, era il periodo dei capelloni, era il periodo degli... Non mi riguarda. No. sarei sentito un emarginato. No, ma allora ce l'avevi, me lo ricordo, era bellissimo, capelli lunghissimi, me lo ricordo. Sì, quando anche la storia ti si rivolta contro... Ma te pensa Conte, potresti fare come lui. Sì, vabbè. Agghiacciate, signori miei. Senti, ma dimmi una cosa, Giorgio. So che avevate fatto delle locandine, delle cose, o era totalmente... No, assolutamente, tutto passavoce e basta. E venne fatta una grande spagiolata ad Alberto, che riposi in pace anche lui, il babbo di Mario. Andò gli venne stitera, ma avranno fame sti ragazzi. E allora andò di là in cucina, cominciò a buttare giù sti fagioli, si arrivò con sti pentoloni di fagioli, si passava a tutti, chi era lì, tutti i fagioli. Che bello. La Bustocca della Chiana. Della Chiana, oh. Io se mi permetto, ma... prima che il tempo diventi veramente tiranno e ci costringa a velocità, avrei una domanda per Giorgio, che dall'alto della stima che ho per lui e della sua incommensurabile esperienza... Aspetta! Troppo poco. No, vorrebbe essere una domanda seria. Ma secondo te, Giorgio, quelle condizioni, il Lumacons oggi, un'esperienza come quella potrebbe ripetersi? No, impossibile. Perché? Impossibile perché è un altro contesto storico, perché è tutta un'altra situazione. Te guarda, anche se ci sono tre o quattro amici è già grossa che li vedi insieme. Quelli erano gruppi, ma addirittura i 150 quando facevamo la canzonetta. Cioè, che tutti per lo stesso scopo, lo stesso ideale. Quindi, oggigiorno era molto più facile, l'ho detto anche prima, perché evidentemente, essendoci molto più, meno cose, non c'era dispersione. Però quello credo che sia rimasto e rimarrà per sempre solo Lumacons. Non ci potrà essere mai qualcuno che possa fare una cosa del genere. Me lo augurerei, ma non... credo che siano impossibili le situazioni in questo modo, dato come è il mondo oggi, ecco, certo, per questo motivo. Ma voi avete fatto un'altra impresa, tra virgolette, di cui non abbiamo ancora parlato, ovvero un carro di carnevale. Sì, e mai preso anche il premio te, che non sarebbe giusto. Questo poi ve la spiego un'altra volta. Ma questa me l'hai creata. Così non me l'aspettavo. Allora, succedeva questo. C'è stato il periodo morto del carnevale, sì. Io lo chiamo così, nel senso che non partecipavano i cantieri, nel senso stretto del termine. Non c'erano gli azzurri, i bomboli, i nottamboli, i rustici. C'erano solo delle persone che costruivano il carro a pagamento. La società del carnevale, giustamente per non far chiudere il carnevale, dava un contributo più o meno sostanzioso per fare questi carri e assegnava appunto il cantiere. Quell'anno i Lumacons decisero di fare il carro e gli venne assegnato il cantiere di Bombolo.
Pensa, cioè, tu hai lavorato per Bobolo. Sì, ma meno male erano quelli vecchi. Però questa è una cosa da sottolineare. La cosa bella è stata che poi i Lumcons vinsero il Carnevale. E quindi ha vinto con il carro Sandokan riscossa. Meraviglioso, tra l'altro. Manderemo una foto. È stato preso da Bobolo questo premio e giuro su Dio se ce n'era uno di Bobolo che lavorava. È una delle coppe che abbiamo in ufficio. C'era tutta la manovalanza, fra cui io, cioè quelli che non sapevano fare niente. Poi c'erano quelli più bravi, uno era Adalberto Magi, uno era il Frappino, uno dei Nottamboli, uno dei Rustici, che erano loro, diciamo, che facevano quasi tutte noi, si faceva quel che si poteva. La creme creme. Quello che poi non si poteva, si comprò via Reggio. Ecco proprio. Certo, se no... Certo. La cosa carina però, se volete la dica, prima rata, ai Lumacons da parte della società del Carnevale, prima uscita, finiti i soldi. Voi praticamente finiti i soldi, perché tre sera fila al Tortio, cena Tortio sarebbe il locale a Cassione, Tortio è il locale a Cassione Fiorentino, cena e bevute. Bellissimo. Comunque può continuare con i soldi di tasca. Sicuramente fu una serata lieta. Ah, beh, questa la finalità comunque fu raggiunta.